algebra dettata dall'Elite. Quello che per Freud è il primato del fallo, per Hegel è la logica del padrone e dello schiavo. Senza più il primato del fallo è l'anoressia intellettuale. L'anoressia sostanziale e mentale invece è la vita guidata dal primato del fallo che impone il rimando al posto della funzione di zero, della rimozione, che impone la remora al posto della resistenza, della funzione di uno, e che impone la riserva mentale al posto della funzione di altro, al posto della funzione vuota. Combattere un fantasma appartiene alla presa del fantasma contro la presa della parola. Debellarlo, allora, questo fantasma, svelerlo, sconfiggerlo, abbatterlo, il colmo dell'immaginazione e della credenza nella agibilità stessa del fantasma. Il fantasma, e quindi anche il primato del fallo, si sospende quando un elemento, un dettaglio della vita originaria si instaura. Allora si scaglia la montagna in mare. Nessun primato del fallo, nessun apparato genealogico, sociale, legale, politico, ma la struttura secondo la dimensione, quindi anche struttura materiale, la struttura delle immagini e la struttura linguistica, che non sono strutture ontologiche, preesistenti all'esperienza. Oltre alla sopravvivenza del fallo-logocentrismo e la dittatura del dialogo e del discorso, c'è la vita, la parola, la conversazione, la virtù della conversazione, che procede da simmetria a simmetria, proporzione in proporzione, parità in parità, giuntura, separazione. E tale virtù vanifica la dicotomia politica e sociale, schiavo e padrone, principe e servitore, genealogia degli inclusi e genealogia degli esclusi. Il primato del fallo implica l'accettazione sostanziale e mentale, magica e ipnotica di ogni ruolo sociale e politico, che è sempre il ruolo di vittima, il ruolo di soggetto del nulla, dell'annientamento dell'esperienza. Il viaggio è secondo la tentazione intellettuale, dunque senza il soggetto della dicotomia, anche del dubbio di sé e dell'altro, cioè senza euforia e senza disforia. Senza la negazione del transfer, rappresentato tra buon trasporto e cattivo trasporto. Senza esaltarsi né buttarsi. Senza più l'ipotesi della salvezza. Il soggetto invece, che vada come un cavallo pazzo o come un ronzino razionale, è sempre perso. La colla fallica
ha una tendenza protocollare, come se potesse agire, come se adempiere a un protocollo fosse in modo di sancire il definitivo. Ma nulla è definitivo, nemmeno il cerchio. La psicotizzazione può sempre dissiparsi. L'idea che nel malinteso ci sia un paradosso è l'idea stessa della concordia, dei canoni discordanti, ovvero dell'intesa, che è materna e paterna in tutta la sua severità, in tutto il suo realismo, sociale e politico, nonché sessuale, più precisamente erotico, e nella sua pretesa di escludere la piega e il discordante che non è giunto alla canonizzazione. Nel primato del fallo il desiderio è subordinato al debito e alla legge e diviene desiderio di riconoscimento personale e sociale sotto, molto sotto, il principio di autorità e quindi sotto il principio di filiazione genealogica. Il primato del fallo è, per dir così, secondo ai principi d'autorità, al principio della negazione dell'autorità, che è una proprietà del nome, non di qualcuno, della funzione di zero. Negato il nome del nome, il nome del padre, il nome dell'altro, la paronimia, il nome delle cose, la nominabilità. La presunzione della lingua adamitica come lingua d'origine. Il Dio fallo è il nome del nome. Il primato del fallo è secondo il nome del nome e anche secondo al nome del nome. Il nome del nome, il nome del padre implica l'uomo padre, ha un fallo in tutto il suo primato e dispone della vagina pubblica, la donna madre. Questo si può leggere tra le righe del testo di Platone. Questo impianto è la fregatura degli umani, donne e uomini. Che sia la fregatura per le donne, è chiaro per il femminismo, non è chiaro che sia una fregatura anche per gli uomini. Certo, il primato del fallo è primato dell'uomo sulla donna, ma anche quello dell'uomo sull'uomo. E l'uomo di sotto protesta virilmente, senza virtù. Non che si possa protestare con virtù, peraltro. Si identifica alla donna presunta passiva nel rapporto sessuale, il protestatore virile, e da castrato che era perfezione il suo fantasma con quello di evirazione. Ma tutto ciò lo distrae dall'essenziale. Non dispone di un sesso femminile. E il rapporto sessuale non può che essere anale tra un castrato e un castrato evirato, tra l'uomo sopra e l'uomo sotto. Questa è la gerarchia. Il fondo roccioso che Freud chiama negazione del femminile.
e negazione del femminile, anche il culo pubblico al posto della vagina pubblica. E la formula non ha nulla di astratto, e nemmeno del turpiloquio. Lo schiavo poteva essere in ogni momento preso ovunque per un rapporto sessuale, come segno di potere del padrone. E la bocca, presunta vagina, è un altro nome del buco del culo. Questa non è volgarità, è l'algebra dettata dall'elite. Gli scriba, gli algebrani, i filosofi, i teologi. A parte qualche anomalia tra di loro. Nella Politeia, tradotta come Repubblica, di Platone, il mito dell'anello di Gige si trova. È una fantasmatica erotica ancora prima che politica. Qual è la tentazione dell'invisibilità che verrebbe data azionando l'anello? Uccidere ogni uomo sopra, sino a uccidere il re, e prendersi la regina, apoteosi della vagina pubblica. Lo stupro, a tutti i livelli della millefoglie sociale e politica, è l'accesso diretto alla vagina pubblica, obliterata dietro la falloforia. Rispetto a tutto ciò, la cosiddetta omofobia è una foglia di fico. Intorno è tutto uno svolazzare di vagine pubbliche, alcune volte chiamate lucciole, che per Schreber sono uccelli vagine del cielo, dal nome di donne.